Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi darò un motivo in più per andare a questo ECMA. Quindi ragazzi, se non avete ancora preso i biglietti, fatelo, perché a questo ECMA vedremo veramente delle moto pazzesche. Sappiamo che vedremo a Milano la nuova ZH2, quindi una nuova super naked sovralimentata della Kawasaki, poi ci sarà la sua concorrente diretta, quindi la nuova Ducati Street Fighter V4, una naked che ha dei numeri veramente pazzeschi, peso, potenza elettronica, e a quanto pare ci sarà anche un terzo concorrente, quindi un nuovo rivale nel settore appunto delle maxi naked, ovvero la KTM. Perché di fatto KTM sembra che porterà la nuova 1290 Super Duke R. Di questa moto di fatto vi ho già parlato negli ultimi mesi, vi portavo alcuni rumors. Se vi ricordate, circa 2 mesi fa l'avevano addirittura beccata in una fase di test in strada, quindi di fianco vi lascio le foto per rinfrescarvi un po' la memoria. Ovviamente quella moto appunto era un prototipo, in molti l'avevate bollata come una moto brutta rispetto al modello che c'era attualmente a listino, perché aveva la grafica nera, quindi ovviamente una grafica per non far riconoscere la moto, e di fatto effettivamente vista così la moto sembrava un po' bruttarella. Però ci sono delle novità molto interessanti. La KTM ha rilasciato da circa una settimana alcuni video teaser per presentare questa nuova moto. Nei primi due di fatto non si vedeva nulla della KTM 1090 Super Duke R, si sapeva soltanto che appunto stava arrivando. Nel terzo e l'ultimo in ordine cronologico che hanno rilasciato sui vari social si vede finalmente la moto in azione. Vi lascio qui di fianco alcune immagini estrapolate direttamente da questo teaser che circola in rete da circa un giorno, quindi sono tutte, è un teaser ufficiale, quindi immagine ufficiale, la moto è questa. Di fatto da questo video si vede poco, però quello che si vede effettivamente fa ben sperare per una bella naked cattiva in stile la bestia. Sapete che la Super Duke è soprannominata la bestia. Allora, da questo video si vede, vabbè, la grafica che è bellissima, misto arancione e bianco. Secondo me le grafiche della KTM sono le più belle di tutte le case, tra le giapponesi e anche le italiane. Sono semplicemente moto bellissime da vedere. E poi si vedono alcuni dettagli come i nuovi cerchi che cambiano, quindi dal modello che c'è attualmente a listino. Si vede un nuovo scarico Grapovic, si vedono le sospensioni VP e si vede l'impianto frenante Brembo Stilema. E questo impianto frenante ci fa capire un po' che questa moto avrà una dotazione tecnica di altissimo livello, perché sapete che i Brembo Stilema sono appunto il top di gamma della Brembo, montati sulla nuova Street Fighter V4, montati sulla nuova ZH2 e montati sulla nuova Panigale V4 2020. Per farvi capire meglio, sulla nuova Panigale V2 non hanno montato gli Stilema perché non è all'altezza come moto tecnicamente di una Panigale V4. Quindi ragazzi, questa moto sicuramente avrà una notazione tecnica pazzesca, e questo vuol dire che costerà anche abbastanza e potrà sicuramente quindi giocarsela un po' con le rivali ZH2 e Street Fighter V4. Detto questo, della moto si vede veramente poco. Per esempio non c'era strumentazione, quindi da questo prototipo, su questo prototipo che girava in pista, non era montata né la strumentazione né il faro, quindi non ci sono dettagli su che tipo di schermo avrà, oppure su che tipo di faro avrà, se cambierà, eccetera, eccetera. Però ragazzi, da questa immagine del prototipo beccato qualche mese fa in strada si vede la strumentazione che è un po' in classico stile KTM, quindi abbiamo questo bello schermo grosso, sicuramente TFT a colore, che è veramente bello da vedere. Ovviamente non c'è cupolino. E per quanto riguarda invece il discorso del faro, dunque nel teaser di settimana scorsa, se non ricordo male, si intravedeva da dietro una parte dello scheletro del faro, e che sembrava un sistema, che sembrava un'aletta aerodinamica. Quindi in molti avevano cominciato a credere che questa KTM 1090 avesse le alette aerodinamiche. Di fatto, ragazzi, adesso sappiamo che era semplicemente il faro con una conformazione che ricordava un po' un'aletta aerodinamica. Quindi questa moto non avrà le alette aerodinamiche. Era un rumor che era emerso un po' settimana scorsa. Vi volevo portare un video apposta, però effettivamente dubitavo anch'io che questa KTM potesse montare un'aletta aerodinamica, perché non è un po' nello stile della KTM. Quindi, infatti, ragazzi, questa moto non monterà le alette aerodinamiche, almeno così sembra. Per il resto, ragazzi, non si conosce niente, non si sa ancora la potenza, ma dovrebbe essere comunque attorno o superiore ai 177 cavalli, che detto così sembrano numeri bassi. In realtà, ragazzi, su una naked sono tantissimi, non serve avere
208 cavalli per avere una naked efficace nel misto stretto oppure anche in pista. Per quanto riguarda invece il motore, sarà sicuramente Euro 5, perché dal prossimo anno tutte le moto devono essere omologate Euro 5 e non si conosce il peso, non si può neanche ipotizzare un prezzo. Insomma, tutto questo è quello che conosciamo. Allora, cosa dire di questa moto? Allora, sicuramente dovremmo vederla all'ECMA. C'è qualche rumors che dice che potrebbe però arrivare solo in forma di prototipo, un po' come ha fatto la vecchia KTM Duke 790, che è arrivata prima come prototipo e poi l'anno successivo è arrivata in forma definitiva all'ECMA. Questo perché appunto da questo teaser la moto gira senza la strumentazione, senza il faro, quindi potrebbe essere che KTM è un po' indietro con lo sviluppo di questa moto. Però quello che credo io è che KTM deve per forza di cose presentare questa moto all'ECMA, perché sennò corre il rischio che il prossimo anno questa KTM di fatto arriverà sul mercato già vecchia, perché quest'anno hanno presentato la ZK2, che è una moto comunque che punta tutto sul turbo ma con una potenza di 200 cavalli, insomma una grossa super naked, una grossa novità. La Ducati ha presentato una moto che sembra più una moto, una stradale che una naked, ovvero la Street Fighter V4, che ha 208 cavalli con un peso a secco attorno ai 178 kg, se ricordo bene, una cosa del genere. E quindi, ragazzi, KTM non può aspettare ancora un anno per far uscire magari una moto naked attorno ai 200 cavalli. Deve presentarla adesso, perché le concorrenti hanno presentato le loro bombe adesso. E quindi io credo che sicuramente vedremo questa nuova 1290 Super Duke all'ECMA. Quindi, ragazzi, questo è sicuramente un altro motivo in più per andare alla Fiera di Milano. Ci saranno tantissime moto interessanti, al di là delle naked, questo sembra l'anno delle naked. Vi ricordo che arriverà anche il nuovo CBR1000 RR Fireblade e quasi sicuramente vedremo la nuova Panigale super leggera. Questo era un rumor che era emesso in rete più o meno 2 settimane fa, ma quasi sicuramente l'ECMA Ducati presenterà questa nuova super sportiva da un costo spropositato. Detto questo, ragazzi, il video è finito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se questa Super Naked vi può attirare, se potrà secondo voi competere con la Street Fighter V4. Di fatto sarà la concorrente diretta, perché per esempio la ZK2 è una moto un po' diversa. Sì, è sempre una Super Naked, però punta tutto sul fatto di avere motore sovralimentato, perché è una moto che pesa parecchio. Quindi è una cosa un po' diversa rispetto per esempio a una Street Fighter V4, che è più una moto incentrata per fare il tempo in pista, avendo peso. Un peso veramente inferiore rispetto alla Kawasaki, pesa quanto una supersportiva 1000 a momenti e avendo tantissimi cavalli, 208. Quindi, secondo me, la KTM sarà più una concorrente diretta della Street Fighter V4, ovviamente più che non della ZK2. Detto questo, ragazzi, vi dicevo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate il solito mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, il DNA del Backer Ufficiale. Poi ci vediamo domani con un video interessante su un'altra novità di una casa italiana. Questo sicuramente lo aspettate in diversi. Quindi, ragazzi, a domani. Ciao. Fermi tutti, non spegnete ancora, ci sono novità molto molto interessanti. Qualche minuto fa stavo finendo di editare questo video quando in diversi su Instagram mi avete mandato questa foto che vedete qui di fianco, dove si vede la nuova KTM 1090 Super Duke R. La foto effettivamente ho controllato, sembra essere una foto reale. Perché ne stanno parlando comunque diverse riviste anche straniere, sembra che arrivi da una pagina Facebook italiana che si chiama KTM 1090 Super Duke R Italia, con molta fantasia. Comunque grazie a loro sembra che possiamo vedere in anticipo questa moto. Confrontando questa foto comunque con la moto vista nel teaser che avete visto prima, confrontando comunque le foto viste di questa moto in test in strada qualche mese fa, sembra che, ragazzi, la moto sia la stessa e quindi questa probabilmente è la nuova 1090 Super Duke R. Ragazzi, sembra veramente molto bella. Mi piace la livrea, mi piace che il fatto che sembra bella stretta, bella piccola e aggressiva. Vedremo poi all'ECMA se arriverà veramente così oppure se la foto in realtà è un fake, però secondo me al 90% la foto è reale. Questa è la nuova 1090. Non è la prima volta che succedono cose del genere, cioè che comunque fotografano la moto qualche giorno prima o qualche settimana, qualche mese prima addirittura della presentazione. Se vi ricordate, è successo con la Panigale V4, che è finita online la foto con la livrea ufficiale rossa 2 o 3 mesi prima dell'ECMA, perché l'avevano beccata in una fase di test in pista, e recentemente la ZK2, la moto super segreta della Kawasaki,
erano finite online le foto 2 o 3 giorni prima del Tokyo Motor Show, perché qualcuno aveva fotografata in un magazzino. E quindi, ragazzi, queste cose per fortuna succedono. Ragazzi, allora, da questo video è veramente tutto. E noi ci vediamo domani, vi dicevo, con la novità italiana che tutti aspettano. Ciao!